Le infrastrutture sono una parte essenziale della nostra economia perché forniscono dei servizi essenziali per il funzionamento della stessa, come i trasporti, l'energia oppure le infrastrutture digitali, che sono sempre più centrali in quest'ottica, sia per una ripresa economica post-Covid che per supportare la transizione da una piattaforma economica esistente a una piattaforma più sostenibile, quindi basata su trasporti sostenibili, energie rinnovabili e digitalizzazione della nostra economia. Oggi abbiamo la necessità di investire fortemente a supporto di questa conversione. Il tema della sostenibilità è così centrale che oggi automaticamente, investendo in infrastrutture, di fatto si investe nel tema della sostenibilità. Pensiamo ad esempio ai Sustainable Development Goals, gli obiettivi delle Nazioni Unite, come sono centrali le infrastrutture in questo senso. Ad oggi poi abbiamo il tema della regolazione degli investimenti sostenibili attraverso la tassonomia dell'Unione Europea, che ci permette quindi di andare a integrare nelle nostre strategie di investimento il tema della sostenibilità, utilizzando una metrica che ci permette di massimizzare l'impatto sostenibile dei nostri investimenti. Il 70% delle infrastrutture sono soggette ad investimenti pubblici. Per riuscire a colmare il gap di investimenti necessari a garantire il raggiungimento dei Sustainable Development Goals e l'obiettivo della sostenibilità, sarà sempre più necessario il coinvolgimento di attori privati, sia attraverso direttamente investimenti privati, che la possibilità per gli investitori privati di apportare conoscenze e capitale e lavorare con il settore pubblico per garantire lo sviluppo degli investimenti necessari alla sostenibilità.